ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Tantissimi accessi nella notte tra il 20 e il 21 giugno al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto, con ambulanze costrette a trasportare i pazienti meno gravi all'ospedale Mazzoni di Ascoli e personale della sicurezza intervenuto più volte per placare la tensione. Situazione che ha provocato la reazione forte del sindaco Antonio Spazzafumo, il quale ha scritto un post su Facebook. Ma sicuramente è un post provocatorio, questo è ben chiaro. Il sindaco sicuramente le vie ufficiali le ha già fatte, quindi quello che la provocazione era quella un pochettino di svegliare la città, perché come ho detto già da qualche altra parte, insomma, la sanità è una delle cose più importanti della nostra città. Io non do la colpa alla regione in questo momento, che comunque è un anno e mezzo che si è insediata, quasi 2 anni si è insediata, e comunque sta cercando di sistemare le cose. Io penso che il direttore sanitario Massimo Esposito dovrebbe metterci subito mano e cercare di riparare questa situazione immediatamente, una situazione che sta diventando molto molto critica. Ma il metodo di comunicazione scelto da Spazzafumo è stato criticato dal consigliere regionale del PD Anna Casini, ex assessore in regione. Perché questa critica? Ma perché il sindaco ha degli strumenti che sono strumenti normativi, c'è la conferenza dei sindaci, lui la può anche convocare insieme al collega di Ascoli Piceno, insieme agli altri sindaci, per poter parlare del problema del pronto soccorso di San Benedetto, perché il Madonna del Soccorso non è soltanto l'ospedale di San Benedetto, ma è l'ospedale dell'ex zona 12, quindi serve tanti altri comuni. E quindi io credo che le problematiche del pronto soccorso siano problematiche che si sono evidenziate già prima di Natale in maniera grave, si è cercato di sopperire come si poteva, ma c'è uno sforzo enorme da parte sia dei medici che degli operatori sanitari che non è più sostenibile. La sua uscita è stata però criticata da alcuni esponenti politici, i quali affermano che un sindaco non deve parlare attraverso i social ma attraverso gli atti amministrativi. Ma guarda, io penso che i politici negli ultimi 20 anni hanno parlato forse con gli atti amministrativi facendo zero, o sono stati atti che non hanno avuto diciamo, efficacia. Oggi viviamo in un periodo dove i social sono il punto di riferimento, il punto di contatto di tante persone. Io ho usato i social e poi la critica o l'elogio fanno parte della democrazia, quindi mi prendo sia l'elogio che la critica.